Buongiorno, stamattina è presto, è venerdì 19 gennaio. Aspettate che mi tolgo da questa luce della cucina, infatti vedete non ho neanche tirato sulle tapparelle ancora e sono le 7 e 17 adesso della mattina e il mio fidanzato è già uscito, a volte deve uscire prima, a volte leggermente più tardi, quindi dipende. Per esempio oggi appunto dovuto andare prima e io a parte, mamma mia, anche qua la luce però è orrenda. Io a parte aver svuotato la lavastoviglie e sistemato la cucina, in casa non ho fatto nient'altro perché mi metto subito a editare il video di ieri. E però ho già fatto colazione, mi sono già fatta la skincare, cioè io sono in realtà già tutta preparata e più tardi farò le pulizie profonde, poi vi dico. Adesso mi metto subito a editare perché altrimenti poi mi si fa tardi. Scusate la faccia, è molto bruttina, sto vedendo. Però calcolate, io sto qua davanti al computer dalle 7:30, credo, non mi ricordo che ore fossero, e sono le 11:40. E adesso, vabbè, stamattina ho editato il vlog, ci ho messo tipo un'oretta e mezza e poi mi sono messa subito a lavorare perché il venerdì ho libera solamente la mattinata, poi a pranzo torna il mio fidanzato e poi oggi pomeriggio verrà anche la mia amica Katrina da Milano. Arriva col treno verso le 3:30, quindi più tardi la vado a prendere, quindi sarà poi una giornata dal pranzo in poi piena con altre cose e quindi potevo lavorare solamente stamattina. E mi sono messa qui, ho finito di fare tutto e adesso intanto ho caricato il video su YouTube, non l'ho ancora pubblicato perché comunque ci mette un pochino a caricarsi, andare in alta definizione. Poi ho scritto adesso il titolo, mi sono inventata un titolo carino e adesso sto riguardando il video prima di pubblicarlo per vedere che effettivamente sia tutto ok, non ci siano tagli strani, dei buchi in mezzo. Però ecco, appunto vi faccio vedere, mi sono messa a fare questa cosa velocemente e siccome dovrebbe essere tutto ok, è solo l'ultima revisione, io la faccio in due quindi parlo velocissima, tipo così così, e comunque vi faccio ridere quando riascolto il video, sono simpatica. E niente, adesso sto qua alla parte quella dove non vi consiglio di vedere Invitation, The Invitation. E comunque ecco, è tardissimo. Adesso calcolate che il video è lungo 37 minuti, però facendolo in due per sono circa meno di 20 minuti. Ora vabbè, l'ho messo un attimo in pausa per parlare con voi e poi devo fare un botto di cose prima che arrivi il mio fidanzato verso non lo so bene verso che ora arriva, comunque verso l'una e 10, così mangiamo. E voglio pulire bene tutta la casa, non ho, cioè, guardate un po', devo sistemare tutto e pulirla bene anche perché poi ci sarà la mia amica ospite questo weekend, quindi mi sbrigo a fare tutte queste cose, ci vediamo dopo. Sto preparando il pranzo e faccio questo, faccio uno spaghetto con il sugo alle vongole già pronto di Lidl che a me piace tantissimo questo. E per farlo più saporito, oltre all'aglio e l'olio, nel soffritto aggiungo anche un po' di alici, acciughe, sì, di acciughe. E che ora queste poi si sciolgono nell'olio e rendono il sughetto più saporito. Che pisolino meraviglioso mi stavo facendo e poi è suonata la sveglia. Sono le 15 e un quarto e alle 15:35 arriva la mia amica
alla stazione di Santa Maria Novella e la devo andare a prendere. E adesso sto qua fuori alla Conad e ho fatto un pochino di spesa. Dopo pranzo mi è venuto un sonno, però dovevo appunto finire di sistemare un pochino la casa e pulire la cucina dopo il pranzo che abbiamo fatto. E mio fidanzato, mentre si è andato a mettere nel letto, si stava sentendo un video e poi ho sentito che il video ha finito, c'era il silenzio, infatti si era addormentato. E poi quando ho finito di pulire tutto anch'io, anche a me andava un pochino di dormire, però mi sono messa a quel punto sul divano in sala perché lui già stava dormendo, nel frattempo gli avevo chiuso anche la porta per non farlo svegliare. E mi sono messa lì con la copertina, c'erano i termosifoni accesi, mamma mia come si stava bene. Ho messo la sveglia, ora ho dormito sui 25-30 minuti, ecco, non di più, perché appunto poi sono venuta a fare un po' di spesa, ho preso la schiacciata alla mia amica che non ha neanche pranzato, ha staccato da lavoro all'ora di pranzo e poi è subito andata a prendere il treno a Milano e quindi ha fame, mi scriveva i messaggi che c'era tipo una seduta vicino a lei che stava mangiando e gli stava venendo fame, le stava venendo fame, quindi le ho preso la schiacciata, poi un po' di pane, un po' di prosciutto, insomma cosine veloci da mangiare. E ho preso anche la croccantina dal panificio Giuntini. Allora, il panificio Giuntini l'ho scoperto su Instagram da una influencer che parla di posti da vedere, da provare, cose da mangiare qua nella zona di Firenze. E a Quarrata, che sta in provincia di Pistoia, mi sembra, non ci sono ancora mai stata. Comunque c'è questo panificio che poi distribuisce anche nella zona e quindi qua alla Conad viene rivenduto appunto, vengono rivenduti i loro prodotti. E ho preso la croccantina, che è una pizza proprio finissima, croccante, molto buona. L'avevamo già mangiata col mio fidanzato vicino Lucca, ci eravamo sempre fermati in una Conad di quella zona e avevo, cioè, stavo guardando la pizza e ho fatto così perché, cioè, a me emoziona vedere le cose che vedo magari su Instagram e poi ritrovarle così inaspettatamente al negozio oppure in giro, ecco. Comunque mi sbrigo che altrimenti lei arriva e non trova nessuno ad aspettarla. Ok, sono arrivata, ma non sto proprio alla stazione. Aspettate che tiro su, non sto proprio alla stazione di Santa Maria Novella perché a quest'ora con le ZTL è inavvicinabile, ma Google Maps invece mi dice proprio di girare in tutte le strade dove c'è il cartello ZTL acceso, è rosso. Tutte le strade mi dice puoi girare. E quindi ci siamo accordate già dall'altra volta, perché questa è la seconda volta che mi viene a trovare qui, che c'è un punto preciso, non troppo lontano dalla stazione, dove io non prendo multe. Mi fermo qua e viene lei qua a piedi e poi andiamo verso casa. E nulla, quindi sì, lei è la mia amica di Milano, ci siamo conosciute quando stavamo in Inghilterra, ci siamo proprio conosciute lì e lei sa tutto, con lei non c'è niente di top secret, quindi sa anche che registro video su YouTube e sa di tutti quei temi che ho già trattato con voi. E niente, ci incontriamo. A volte vado io da lei, però adesso è da tanto che devo andare a Milano. Oppure ci incontriamo da qualche parte, tipo per esempio a Bologna ultimamente siamo andati con il fatto che io adesso sto un pochino più vicino a lei, ci incontriamo a metà strada, quindi un weekend ce lo siamo fatti a Bologna. Oppure a volte ci diamo proprio appuntamento in varie parti d'Europa, per esempio siamo andate una volta a Venezia, no, a Vienna, ognuno parte da dove abita e ci vediamo direttamente lì. Noi siamo venute a Prato a mangiare in un posto tipico cinese, l'hot pot. Questo è il tavolo e lì c'è un fornello
e abbiamo ordinato tutte cose stranissime, tipo il bambù, la radice di loto, la zucca cinese. Poi dopo ci hanno fatto scegliere una salsa particolare, lì c'è la pasta fresca, lì ci sono altre radici e cose strane, e poi ci sono tutti i cinesi. Il posto è molto bello. La pasta praticamente te la portano in questo appendipasta. E non è neanche morbida, cioè rimane rigida, quindi è difficilissima da prendere con le bacchette, vedete? E poi bisogna metterla qua a bollire insieme a tutte le altre cosettine qua particolari. Noi abbiamo fatto un casino qua, quindi ora devo fare questo lavoretto, la metto qua, poi deve cuocere un po' di minuti. Questa è la mia preferita, è la pelle di tofu. Buonissima, la mangio con questa salsetta. Allora, vediamo il bellissimo impiattamento di Laura. Ora mi manca un pochino di brodo sulla Giusto quello. Questo è un lavoro, bisogna ricordarsi quando metti le cose qua a bollire che le devi prendere entro 8 minuti. Dai, assaggia il tuo piatto, buonissimo. Ci stanno altre cose in mezzo. Dai, non fare. Aspetta, assaggio questo che è, non mi ricordo, un pezzo di tofu, mi sa. Buono. Buon mondo. Quella là è la carne. Costa anche un botto, sul menù stava tipo a 38 euro. Noi abbiamo finito di mangiare. Ora ci hanno portato questo che è il melone bianco, melone giallo, non so come lo chiamate, ma è un omaggio, non l'avevamo richiesto noi. E poi per tutto il pasto abbiamo bevuto il tè al gelsomino che è buonissimo, tè caldo. Allora, siamo appena uscite dal ristorante cinese di Hot Pot cioè io sì, l'avevo già provato quando stavo in Inghilterra, avevo un'amica cinese e quindi sono andata con lei, praticamente lì ci sono solo cinesi. Qua stasera c'era anche qualche italiano perché c'era tipo una festa di compleanno, però poi il resto erano tutti cinesi. Anche perché è proprio un po' difficile, cioè quasi un lavoro, ti devi mettere lì a cucinare, poi ogni cosa che metti all'interno del pentolone con il brodo ha un minutaggio, quindi poi ci hanno detto i minuti, ce li siamo segnati sul telefono e tipo le radici di loto avevano un minutaggio, la pasta un altro, insomma un po' complicato e poi alla fine è super caro perché calcolate che abbiamo guardato nel menu con il tab. Potevi ordinare un po' quello che volevi da mettere poi all'interno di questo brodo e c'erano anche cose di carne oppure di pesce. Noi invece abbiamo preso tutte verdure, tofu, queste cose, quelle cose che avete visto. E la carne costava un botto, ma c'era carne stranissima, tipo lingua di vitello, cervello di anatra, non so, cose proprio strane. Ah, sangue di maiale, tipo fatto a cubetti. E costava tanto, tipo una porzione 38 euro. E poi vabbè, comunque non ci interessava a noi la carne e neanche il pesce. E comunque abbiamo preso tutte radici, pezzettini di piante, rametti di bambù, alla fine 57 euro. Diviso due poi abbiamo fatto, però insomma veramente caro, un'esperienza da non ripetere, ecco. L'abbiamo fatta una volta e non credo che la rifaremo. Hai da dire qualcosa tu? Ah, e comunque Prato la volevamo visitare prima di venire qui a cena, ma c'è un vento mostruoso, freddissimo. Io poi mi sono vestita anche leggera, cioè una maglietta di cotone, non ho portato neanche la sciarpa perché a Firenze in effetti si stava bene. E invece poi, cioè Prato sta quasi attaccato a Firenze e mentre venivamo qua con la macchina, nel fare le varie rotatorie,
sentivo che c'era un po' di vento. Infatti poi ho dovuto tenere bene il manubrio il volante. Come si chiama il manubrio? Vabbè, boh. Manubrio? Volante, vabbè. L'ho dovuto tenere bene con due mani perché sentivo un po' che si spostava la macchina e arrivati qui faceva freddissimo e non abbiamo visitato il centro. Comunque, vabbè, ora mi sa che torniamo a casa e perché domattina ci dobbiamo svegliare presto per andare a Lucca. Domani ci dovrebbe essere una bella giornata soleggiata. E vabbè, quindi a questo punto io vi saluto qua e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!